Salvezza ragazzi, allora oggi video di acquisti, sono in una nuova inquadratura. Come vi ho annunciato in qualche video precedente, voglio differenziare un po' le inquadrature per i miei video, tanto per dare una botta di vita nuova al canale. Ho la stessa maglia di qualche video fa, perché è il tempo adatto, mi piace tantissimo questa maglia, soltanto che la metto pochissime volte, un paio di volte in primavera e se riesco qualche volta in autunno, però questo settembre un po' particolare mi sarà l'occasione di metterla. A me piace tantissimo, feci anche un video outfit con questa maglia qualche anno fa, magari se mi ricordo vi lascio il link se la volete andare a vedere. Fu uno dei miei primi video outfit. Allora, primo acquisto di cui voglio parlare sono gli unici acquisti di sandali di quest'estate. Io amo i sandali, ma quest'estate non ho trovato nulla che mi piacesse. Alla fine ho scelto di prendere con i saldi dei gladiatori, che io chiamo Alaxina. Li ho trovati in questo bellissimo color marrone non troppo scuro. Sono praticamente o poco oltre il polpaccio, arrivano sì poco oltre il polpaccio. Mi piacciono molto, già li ho utilizzati, non ve li far vedere, appena messi la sera dopo sono scesa di messi. Al lato hanno tutte le fibbiette e ovviamente la cerniera in dorato. Mi piacciono tantissimo, quelle nere che avevo quest'anno le ho dovute buttare perché si sono rotte, le ho veramente consumate tantissimo. Queste sono di un marchio francese che si chiama Les Tropésiens, non so cosa significa. Vabbè, mi piacciono veramente molto, le avrei comprate anche se erano fatte da un extraterrestre praticamente. Gli altri acquisti, come sempre, li ho messi all'interno di questa bella bustina di Luna. Allora, la prima cosa, OBS. Allora, da OBS ho comprato un mascara, quello della Physician Formula Organic Wear, 100% mascara d'origine naturale. E c'era, in questo momento, se non sbaglio, trovate ancora lo sconto del 30% su quasi tutto il make up che si può acquistare da OBS. Non ricordo qual è l'ultimo giorno di questa promozione, però ne ho voluto approfittare perché questo mascara è abbastanza costoso. E in origine dovrebbe costare, ce l'ho qua, 14,90 euro, quindi 15 euro. Io l'ho pagato a 10,43 euro e se no mi sa che questo sfizio non me lo sarei mai potuto togliere. Però visto che era in offerta e mi sta finendo il mascara che sto usando ora, ne ho approfittato. Poi sono passata dai cinesi e ho preso questo coso rosa perché ci voglio mettere, non so, le matite piccole del make up. Poi vediamo che fine gli faccio fare, 70 centesimi. Poi sono passata da Kiko perché finalmente era andato in offerta il mascara con quello top coat. Stavolta ho deciso di prendere questo nuovo che è volume e definizione. Io li ho usati tutti, li ho provati tutti. Questo qua è quello rosa. Io ho provato quello con le fibrette che è il mio preferito, quello rosso che non mi ricordo, quello in curva. Li ho passati tutti quanti questi top coat. E per ora quello verde, cioè quello con le fibrette che allunga, è il mio preferito. Ora volevo provare questo visto che era in offerta, e quindi praticamente 3,90 euro, ho deciso di prenderlo. Una cosa che vi consiglio da Kiko, se vi piacciono come me i mascara, ho notato che li stanno mettendo sempre più raramente in offerta, nel senso che prima tra un tempo di offerta e l'altra passava poco tempo, ora invece hanno allungato i tempi, ovviamente per questione di marketing. Io mi sono trovata l'ultima volta a dire no vabbè, ce l'ho ancora, non mi serve, e ora sono arrivata allo sgocciolo praticamente, ho usato l'ultima passata del mascara top coat che mi piace, che era veramente un pastrocchio inutilizzabile. Quindi quando vi trovate un'offerta, anche se l'avete, prendetelo. Almeno questo è quello che farò io da ora in poi. Poi, mia zia mi ha dato un paio di collanine un po' pacchiette
pianine, però vabbè, queste mi sa che andranno direttamente all'utilizzo estivo l'anno prossimo. Non so se riuscirò a metterle perché sono abbastanza vistose. In inverno, se non su una maglietta nera, non uso cose così vistosissime. E poi un ciondolino a forma di margheritina, volato anche la bustina, molto carino. Non so se si vede dalla forma, credo di no. Questo me l'ha dato mia sorella. Io adoro le margherite, come voi sapete, quindi sono contenta che me l'abbia dato. Poi un campioncino di Saugella Attiva pH 3.5, un detergente per l'igiene intima, quello ad azione antibatterica che consigliano durante il ciclo mestruale, vabbè, la gravidanza o nel postpartum, perché c'è l'antibatterico. Questo è un campioncino, lo voglio provare. Non mi ricordo come è arrivato a casa, però lo voglio provare. Poi sono andata al Carrefour, vabbè, comunque della Miss Broadway, è un 4 in 1 trattamento base multiuso, allo sbalzo trasparente, base per lo smalto, stabilizzatore colore e lacca protettiva, cioè praticamente fa tutto in uno. E non mi ricordo quanto l'ho pagato e non trovo neanche. Sei tu? No, non è il tuo scontrino. Vabbè, hanno un prezzetto queste cose della Miss Broadway, però sono, credo che siano buone. Cioè no, io ho usato già lo smalto opacizzante della Miss Broadway e mi è piaciuto. Poi ho preso della Wet n Wild il top coat mattificante che ho pagato 1,99 euro. Io adoro gli smalti quando opacizzanti, sono veramente, danno un bel effetto sull'unghia, mi piacciono. Poi mamma mi ha preso della Nivea Visage Q10 Plus Antirughe Crema Giorno SPF 15, riduce visibilmente le rughe e ne previene la formazione. Mi sta finendo la crema viso, quindi fra un po' inizierò a usarla. Poi ancora delle Terme Romane, tradizione di cura e benessere, un trattamento di idratazione, crema corpo, massaggio profondo, aloe di mandorle dolce, germe di grano. È un bel malloppolone da 300 ml. Da provare. Che ora sto usando praticamente i doposole come idratanti, perché si devono finire altrimenti per l'anno prossimo vanno a male. E altri due jewels. Allora, una collana effetto dorato con doppio filo di perle, che si è tutta ingarbugliata. Questa è bella anche tipo su un vestitino nero semplice. Mi suona il telefono. Comunque, bellissimo. E due spille. Una in nero con brillantini, che non so se utilizzerò, e un altro di Just Cavalli. Mia zia ogni tanto se ne esce con queste cose, che non usa più e sbologna a me. Ok. Prodotti, tutti i prodotti acquistati e regalati del periodo finisce qua. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba. Vi ho fatto il ciao qua dietro. Ciao!